Ciao, benvenuto sul sito lezionidiarmonica.it e su questo canale YouTube dedicato a questo bellissimo strumento, armonica diatonica, armonica 10 fori, chiamata anche armonica blues. Questa è una lezione dedicata ai principianti, a chi si sta avvicinando per la prima volta a questo strumento, ma anche a chi già lo suona e vuole migliorare il suo modo di suonare. Oggi infatti ti parlerò di come ottenere un buon suono, un buon tono dall'armonica. Come tutti gli strumenti a fiato, anche l'armonica diventa in pratica un'estensione del nostro apparato fonatorio. Che cosa significa? Significa che quando suoniamo, il suo suono è molto influenzato innanzitutto dal modo in cui respiriamo, quindi sosteniamo l'aria quando la emettiamo, ma anche sosteniamo l'immissione dell'aria quando suoniamo note aspirate. Il secondo aspetto che influenza il suono dell'armonica è la conformazione dell'imboccatura e dell'interno della bocca, quindi il modo in cui teniamo la mandibola che va a ingrandire o rimpicciolire la nostra cavità orale. Per capire questo possiamo fare un esempio molto semplice che riguarda il modo in cui parliamo. Se noi vogliamo ottenere una voce grossa, che cosa facciamo? Questo movimento, riusciamo a ottenere un tono grosso, perché facciamo questo. È difficile ottenere questo suono se invece teniamo la bocca quasi chiusa e parliamo in questa maniera. In questo modo la voce è comunque più sottile. Lo stesso avviene sull'armonica. Per cui un buon esercizio che possiamo fare è, per esempio, soffiare o aspirare all'interno di tre fori dell'armonica che scegliamo e mentre suoniamo andiamo a cambiare la conformazione della bocca. Si sente che quando tengo la bocca più chiusa, il suono è più metallico, è più squillante. Quando invece abbasso la mandibola, il suono che ottengo è più ricco di frequenze basse, quindi diventa un suono più grosso. Oltretutto, se mettiamo più armonica in bocca, il suono si ingrandisce. Quindi questo è un esercizio che possiamo fare, che può fare chiunque, anche il principiante, per comprendere come questa conformazione va a influenzare il suono sull'armonica. Naturalmente questo esercizio si può fare anche con la nota singola. In questo caso la differenza è minore, però è un ottimo esercizio questo anche per imparare a mantenere il contatto delle labbra con l'armonica, quindi. Noi dobbiamo imparare a mantenere questo contatto sempre, sia che suoniamo con il tone blocking e sia che suoniamo con la tecnica del puckering. Per cui ti invito a praticare e vedrai che il tuo tono con l'armonica cambierà. Naturalmente sosteniamo l'aria quando respiriamo. Utilizzando un pochino la parte addominale del nostro torace per sostenere l'emissione e l'immissione dell'aria. Io ti do appuntamento alla prossima e ti invito a contattarmi se vuoi imparare a suonare l'armonica o se vuoi migliorare la tua tecnica. Ci vediamo presto!